Ma che successo stanno avendo gli Zontes 350D e anche il 350E? E chi se lo aspettava? La nostra clip dedicata al 350D ha avuto tantissime visualizzazioni, ha spinto tanti di voi, soprattutto a Napoli, ad andare a provare il veicolo e per questo ringraziamo Topomoto, concessionario Zontes e anche Suzuki, che ha a disposizione i veicoli Zontes ma anche Suzuki per le vostre demo. Oggi prendiamo in esame, come avete visto, Zontes 350E. Prima di andare a vedere le immagini on board e quindi anche quelle che sono le sensazioni di guida di Zontes 350E, c'è ovviamente una descrizione da fare sul veicolo che è molto simile a quella fatta qualche mese fa per Zontes 350D. Però, siccome dobbiamo comunque dirvi e ricordarvi i contenuti di questo eccezionale veicolo, vi propongo una piccola scheda e poi direttamente in sella. Ciò che salta subito all'occhio è la dimensione di Zontes 350E, molto diversa rispetto al fratello D. Linee e vocazione più da gran turismo, eleganti accoppiamenti di plastiche e scelte di livree studiati apposta per un utente un po' più classico. Un maggior interasse rispetto al modello più sportivo D, 16 cm in più, che portano il 350E ad essere nel complesso più lungo di 17 cm. Il cuore è sempre il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 349 cm3 con 38 cavalli e 33 Nm. Diversa è la capacità del serbatoio del carburante, che passa dai 12 litri della versione D ai 16 del modello E. Stessi cerchi invece da 15 e 14 pollici, con altrettanti impianti frenanti monodisco anteriore e posteriore. Anche il faro è leggermente diverso, ma ciò che colpisce di più è di certo la seduta in sella. Più confortevole, ampia, capace di ospitare bene anche il passeggero, che può comunque aggrapparsi ai larghi maniglioni. Al di sotto della sella troviamo spazio per due caschi, mentre la dotazione elettronica è la stessa dello Zontes 350D, ricca e completa, con la chiave keyless transponder, disponibile anche con un braccialetto. Quattro grafiche per il TFT, comando elettrico per il plexiglass, due prese USB, traction control disattivabile e il sistema Bosch EFI, capace di ridurre i consumi attenuando gli assorbimenti elettrici dello scooter. Poi c'è la connettività di facile utilizzo attraverso l'app dedicata e possiamo proiettare sul TFT la schermata del nostro smartphone, anche con la navigazione. Eh sì, una componentistica di tutto rispetto che ci fa ricordare anche moto europee, no? Con dotazioni elettroniche importanti, una plancia con tanti comandi, anche se all'inizio ci vuole un po' di tempo per raggiungere il feeling con tutta la strumentazione. Tecnologia anche all'interno, no? Di questo motore, abbiamo detto, tanta innovazione per la realizzazione proprio di materiali che sono stati utilizzati per costruire questo motore e poi l'elettronica, tanta elettronica, questo sistema che ottimizza i consumi andando a ridurre gli assorbimenti elettrici, insomma un veicolo pensato bene, studiato, proposto a un'utenza, quella europea, che naturalmente è sempre più esigente e va soddisfatta con queste soluzioni. Le colorazioni, oltre a questo bellissimo grigio antracite, che poi è stato arricchito, no, con le grafiche di Topomoto, molto indovinate anche queste, color bronzo con appunto i riferimenti pubblicitari di Topomoto e l'invito, no, con la scritta Provami a provare Zontes 350E. Ma c'è anche una versione, più chiara, quel grigio chiarissimo che potete vedere nella prova che abbiamo, fatto per Zontes 350D. Nel complesso due veicoli molto simili, ma studiati per utenti diversi, con questa versione E più elegante, votata al gran turismo, ma che non nasconde velleità da tuttofare giornaliero. E voglio partire di nuovo da come sono partito con il Zontes 350D con la mappa, che è questa figata. Attraverso l'applicazione Car Byte Ride, poi
collegare il telefono con lo scooter, sentire la musica, ma soprattutto vedi, approfittare della navigazione, quindi se hai un punto che puoi raggiungere basta poi proiettarlo sul TFT, tanta elettronica anche su 350e, e secondo me sta per Elegant, perché guardate com'è più elegante lo scooter bombato davanti rispetto alla versione sportiva D, a questo punto devo dire. Comodità, si è puntato su Zotes 350e per offrirne tanta altezza, tra l'altro della sella leggermente inferiore, dovremmo essere intorno ai 760 mm. Scusate ma c'è molto vento, anzi io adesso chiudo la visiera, mi gratto prima il naso e chiudo la visiera, che oggi c'è allerta meteo a Napoli per il vento. Dicevo, sella più confortevole, mi piace anche molto questa porzione dedicata alla parte lombare della schiena, quindi abbiamo la possibilità di essere dentro lo scooter e fare anche un po' di leva proprio su questo bordo di sella molto confortevole, che probabilmente ma sicuramente assorbe anche un po' gli urti e i traumi che ne possono derivare magari da fondi particolarmente sconnessi, visto che Zontes 350 e così come il D ha questa anteriore, una forcella allora molto bene devo dire, al posteriore è un po' più sostenuto, anche perché vedi, deve rispondere bene alle forti accelerazioni che questo motore da circa 37-38 cavalli giù di lì offre. Mi piace molto la frenata anche di Zotes 350e, vedi che spunto ha, doppio sorpasso, siamo proprio a cavallo della doppia striscia, lo so, però è per farvi vedere la risposta che ha, anche se eravamo leggermente in discesa, qua invece la discesa si è accentuata, però devo dire che il motore è sempre pronto, brillante, mi piace moltissimo, lo avevo già scoperto insomma sul 350D. È uno scooter che comunque, così come il fratello D, si presta anche alla guida sportiva, perché no, però magari può darti quel tocco di comfort in più se c'è bisogno di raggiungere qualche meta un po' più lontana, lo puoi fare tranquillamente e forse con un po' di comfort in più rispetto al 350D di Zontes. Estremamente bilanciato, ti fermi e raggiungi subito, vedi, il piede a terra senza fare troppa fatica e senza subire oscillazioni a destra e a sinistra, perché è veramente un baricentro studiato per cercare di stare sempre in posizione verticale da fermo e senza mettere in crisi il pilota. Scatto in salita, vedi come risponde benissimo, in un attimo siamo a 80 all'ora. Siamo comunque in una zona periferica della città, ma comunque siamo sempre in città, quindi cerchiamo di rispettare i limiti. Sospensione posteriore sicuramente sostenuta, forte, per cercare di gestire l'irruenza che anche in questa bella salita ha il motore. A me piace molto il fatto di aprire il gas e di avere subito la trazione che serve anche con un fondo magari freddo, con gomme fredde, senza esagerare naturalmente, però nello stesso tempo ho una reazione alle asperità insomma accettabile, che mi consente poi di utilizzare Zontes 350 e tutti i giorni se voglio. Tra l'altro io vi ricordo che il test che stiamo realizzando per Zontes è in collaborazione con il dealer Topo Moto, che trovate a corso Vittorio Emanuele 177, che ha entrambi i veicoli demo, quindi sia la versione D che questa versione E sono disponibili per il vostro test. Approfittatene, perché al di là di quello che vi sto descrivendo io, che sono le mie sensazioni da motociclista insomma con 35 anni di esperienza alle spalle, però è sempre meglio che anche voi vi facciate insomma la vostra idea, e Topomoto vi dà questa possibilità. Sì, per alzare e abbassare il plexiglass abbiamo il comando che scooter di questa categoria concorrenti non hanno elettricamente. Allora qualcuno ha detto però questa plancia con tanti pulsanti sembra un GS. In effetti
sono tanti i comandi, però devo dire che innanzitutto ogni pulsante, la maggior parte ha l'indicazione descritta, quindi che so, il pulsante che apre il carburante, fuel, set per la sella, e poi ci sono i pulsanti set e mode per entrare nel nostro TFT. Abbiamo anche, come detto, quattro tipi di interfaccia grafiche, quindi una ricerca continua anche di design e di tecnologia non indifferente. Pulsanti che sono retroilluminati, adesso di giorno con questo bel sole non si vedono, però c'è questa bella luce rossa che ce li fa e ce li evidenzia soprattutto di sera. Dicevo, alla fine, una volta capito insomma dove sono tutti i comandi, non è proprio difficile poi andare a gestirli, non ti perdi. Certo, inizialmente ci metti un po' di tempo per raggiungere il feeling e per capire dove sono i comandi, però devo dire che alla fine diventa intuitivo anche utilizzarli. Prezzo assolutamente concorrenziale, a mio avviso, 5.800 euro messo in strada. Poi ci sono delle formule vantaggiose anche che Topomoto sta proponendo, quindi l'invito è quello proprio di recarvi presso il dealer a Napoli, Corso Vittorio Emanuele 177, per provare prima Zontest 350e, ma anche la versione D, e magari vi sedervi e vedere un po' quali sono poi le prospettive di vendita che vi propone appunto questo concessionario, perché l'invito è sempre quello, al di là, come ho detto anche on board, dei suggerimenti, delle sensazioni che ho trasmesso io, sperando di averle trasmesse. Poi è sempre importante mettersi sui veicoli e farsi un'idea, perché poi siete voi che dovete acquistarli e utilizzarli a questo punto, per quanto riguarda sicuramente la versione E a 360 gradi, perché l'ho detto, è uno scooter elegante, comodo, fruibile tantissimo in città grazie a questo ottimo bilanciamento col baricentro basso che non mette mai in crisi, un'accelerazione pronta, scattosa, come serve a noi soprattutto a Napoli, perché siamo continuamente, no, a cospetto di salite, insomma, in situazioni un po' più precarie, serve sempre la risposta al motore decisa, veemente. Caratteristiche queste che ci danno la possibilità di utilizzare Zontest 350 e anche per medie e lunghe percorrenze, perché no? E io a questo punto credo davvero di aver detto tutto, ringrazio e saluto ancora una volta il dealer Topomoto, Corso Vittorio Emanuele 177, andate lì e provate la gamma Zontest e anche la gamma Suzuki, e se vi è piaciuta questa clip mettete un like, iscrivetevi al nostro canale, ma vi aspetto anche sui social Facebook, Instagram e naturalmente su starbikers.it. Ciao a tutti, buona moto e buon scooter!